You thought you had it all planned. A $1,000 suit. A precious jewel. A wonderful cocktail dress. Everything seemed perfect. It was meant to be the greatest night ever. But something was missing. You felt sleepy. Look at yourself. Do you feel cool now? Fantasmagorica cavalcata di canzoni di ieri, canzoni di oggi, canzoni di domani. Buonasera a tutti, buonasera a tutti dalla seconda puntata della nuova stagione di The Italian Pie. The Italian Pie, come sempre, con me Davide Manservisi qui di fianco. Esatto. Draco e Nico alla banco regia. Nico è tornato dopo le belle ferie che si è fatto. Beato questa lui. Questa sera lo diciamo subito, abbiamo un ospite particolare, ma lo presentiamo subito dopo il video di apertura, che sarà molto in tema con la serata, che è molto yo, ragazzi. Vai, check it out con il video appena siete pronti. Go baby. E siamo partiti con Chaos. Avrete già capito che questa è una puntata di Italian Pie molto 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 particolare. Eh sì, assolutamente. Perché parliamo di cultura hip hop in Italia e soprattutto qui nella zona, perché ricordiamoci che noi guardiamo il panorama italiano, guardiamo il panorama internazionale, ma bene o male cerchiamo di scavare anche tra i talenti che abbiamo qua nella nostra zona, quindi Bologna, Modena, Ferrara, che è la nostra zona di riferimento. Assolutamente, no? Sì, certo. E questa sera abbiamo veramente un talento, io che lo conosco da qualche anno, posso veramente dirlo, abbiamo con noi Doppia L, Luca. Buonasera. Ciao ragazzi. Bello averti qua per due motivi principalmente. Primo, perché ci conosciamo, sono stato alle tue serate, anzi ne abbiamo pure fatta una assieme di giornata 2 settimane fa sullo stesso palco. Siamo riusciti a unire un po' di generi diversi, no? Stupenda. Ti è piaciuta? È stata molto, una bella cosa. Però io è da un po' che vengo a vedere gli Area 23, che ricordiamo è la formazione dalla quale provieni, con l'amico Argo, che salutiamo naturalmente, bella Argo, e sei qua anche perché tu hai un prodotto nuovo, fresco di stampa. Ne vogliamo parlare un attimino? Sì, dimmi. Che cosa c'è che bolle in pentola qua? Ma che cos'hai? Guarda, qui c'è un mini mixtape.
fallo vedere, mettilo a favore di camera, fai vedere la copertina, là, davanti a te, bravissimo, davanti a te, lo potete vedere, il mixtape di WL. Sì, il mixtape si chiama Instabile, diciamo che è stato realizzato da me con un processo di scrittura più o meno basato su quasi un annetto, dove dentro ci sono queste 5 tracce che comunque non seguono una linea omogenea di rap, molto variabile, per quello si chiama anche Instabile il disco, anche certo. Per quello e intanto che ero fermo con Area 23, comunque siamo fermi da un po', a parte le serate, i live, i contest in giro, insomma sia nella zona, sia nella provincia che in regione. Così ho dopo detto, qualche vabbè, anno dopo che qualche avete fatto pausa... in bomba del resto, no? Perché avete fatto un beh, sacco noi di abbiamo cose. Girato, noi ti dico, come Area 23 abbiamo girato quasi tutta l'Italia, quindi con gente anche abbastanza di un calibro sostenuto, però il bello è girare e divertirsi, io la penso così. Assolutamente. Comunque niente, dicevo, il disco c'ha queste 5 tracce, l'ho scritto intanto che... insomma in un periodo un po' buio che ho attraversato io su certe cose, allora sai, ti metti lì, scrivi e dopo un anno ho detto dai, ho messo insieme un po' tutto e ho realizzato questo disco e questo mini mixtape e sono contento di me, grazie a me. Giusto, giustamente, uno si deve anche ringraziare, perché quando riesce a mettere nero su bianco un po' di idee, perché poi ricordiamoci anche che a proposito di periodi bui, tu di dove sei? Diciamolo chiaramente, dov'è allora, che vivi? Allora, io abito a Camposanto. Diciamolo, ha passato, cioè tutti i comuni della bassa modenese che hanno passato dei periodi non proprio bellissimi. Ah no, guarda, noi l'anno scorso, beh lo sai, abbiamo avuto la sfortuna in Emilia Romagna, ma soprattutto la nostra zona è stata colpita dal terremoto, e tu calcola che ho dei tantissimi amici, io sono stato fortunato perché la casa ce l'ho ancora in piedi, quindi sono uno dei fortunati, però calcola che ci sono tutt'oggi persone a distanza di un anno, no, forse qualcosa di più, che sono ancora dentro dei container, ad esempio Argo, insomma è stato un periodo molto brutto, molto guarda, ricordarmelo mi viene, cioè non è pesante, non riesco neanche a esprimermi verbalmente, cioè trovare delle parole, è stata una cosa veramente brutta, e poi insomma dopo ci sono state una serie di cose, altre disgrazie che purtroppo è meglio non parlarne, quindi ti dico, non è stato un anno, il 2013 non è stato un bell'anno, diciamo. Anno sorribilis, come si suol dire in questi casi. Sì, esatto, casi, meglio, no? meglio cancellarlo. Io credo che non ci sia bisogno di dire molto, nel senso no. Che credo che ci siano cose che parlano molto meglio di una conversazione tra amici con i nostri telespettatori. Io penso che la musica possa dire molto, ma molto di più di quello che qualche parola buttata a caso possa fare. E io credo che possiamo cominciare quindi a parlare seriamente di musica. Presentaci quindi il tuo video, il tuo primo videoclip. Ah, guarda, sì, posso fare due punti? Assolutamente sì, devi. Allora, volevo ringraziare la SR Produzioni, Rosaria Sanfilippo, la saluto da Catania. Ciao Sara, che ha fatto le riprese del video, è stata bravissima, poi non so con chi abbia lavorato per il montaggio, però comunque saluto anche loro. Volevo salutare anche Gabriele Coco, che ha mixato questo pezzo qua, che si chiama Rumore nei silenzi, è stato diciamo il primo singolo del mixtape, di cui abbiamo fatto uscire anche questo video, e quindi boom, tutto Rumore vostro. Nei silenzi, check it out. Vai. Baby,
Io non lo faccio apposta, e costi quel che costa. Sì, lo so, stavolta è più grossa dell'ultima stronza. La casa adesso è vuota, la stanza adesso è buia. È tutta colpa mia, te ne sei andata via. Respiro piano affannato, ripenso a come stavo. Troppo incazzato e troppe volte che contro ti urlavo. Tu piccola e innocente, non ne sapevi niente. Io sono un deficiente, lo so, sono un perdente. Ma un uomo non è questo, è un uomo è pure onesto. Ormai non ha più senso che te lo dico adesso. Ma sono pure questo, è distratto, un po' depresso. E vivi la vita al meglio e scarta solo il peggio. Cerca di vivere, vivere sti giorni peggiori. La vita è bella come te, primavera di fiori. E ad ogni passo fatto e ad ogni patto stretto, tieni in mente il tuo sogno, puoi riaprire il cassetto. Faccio rumore nei silenzi, nei tuoi silenzi. È quello che non dici sì, poi spesso lo pensi. Faccio rumore nei silenzi, nei tuoi silenzi. È quello che non dici sì, poi spesso lo pensi. Amore io non ti amo, no. Amore io non t'odio, no. È un salto dentro il vuoto, oh. E adesso so chi sono, oh. Amore mio perdona, no. È nel tuo essere donna. E tutto il male fatto, prima o poi mi ritorna. Non ho vergogna a dirlo, no. Rimango solo e scrivo, ti ho perso e l'ho capito, sì. Lo so che ti ho tradito, sì. Richiudi sto capitolo, ridicolo e disperso. La verità è una sola, che per sempre mi hai perso. Faccio rumore nei silenzi, nei tuoi silenzi. Faccio rumore nei silenzi, nei tuoi silenzi. Faccio rumore nei silenzi, nei tuoi silenzi. Rumori nei silenzi, doppia L, il nostro amico Luca che ha buttato fuori questo video veramente molto bello. E come Davide ricorderà, carino, noi siamo credo stati i primissimi a mandarlo in onda ancora qualche mese fa, proprio pochi giorni dopo la sua uscita. È vero, è vero. Quindi ti abbiamo fatto veramente da apripista, perché credo un paio di giorni dopo che tu l'avevi messo libero accesso su YouTube, noi siamo andati a prenderlo e ci ha fatto veramente piacere mandarlo e ritrasmetterlo ovviamente qui stasera, giustamente perché sei il nostro ospite, grazie, grazie. Quindi molto gentili da parte vostra. Beh, ma è il nostro compito, siamo qua per quello. Assolutamente. Italian Pie, adesso lo dico ai nostri telespettatori che già lo sanno, ma lo dico anche a te, a cos'è che serve fondamentalmente? Noi vogliamo dire alla gente a casa che la musica non è solamente quella che tu ascolti quando sali in macchina e accendi sulle radio FM. Perché diciamoselo chiaramente, l'abbiamo ripetuto anche l'altra volta, i passaggi sulle radio FM da dov'è che derivano? Spesso dalle etichette discografiche. Dalle etichette discografiche che pagano, pagano profumatamente. Cash, cash, cash. Ecco, il nostro Draco ci dà l'effetto sonoro. Campo. Ci dà l'effetto sonoro. Ding, 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 ding. Cash, cash, cash. Sì, devi mettere l'intro di Money. Se, oh, lo stavo per dire io, sei un bastardo però. No, siete monotematici, altro che. No, Luca, ti volevo far sentire che cosa ti ho messo sotto. Per rendere onore comunque in occhi, cioè ci sta. Dalla Fabiano. Sempre tanta roba. La nuova formula di Italian Pie di quest'anno, che noi seguiamo il pezzo che mettiamo dell'artista o comunque di quello che è stato suonato, e continuiamo così fino alla fine dell'intervento, poi si cambia. Cerchiamo di essere variopinti, un po' variopinti, cerchiamo di dare un po' di spessore, no? Anche sì, musicalmente, dai, parlando. Dicevo, Italian Pie vuole dire alla gente a casa, muovete un attimino il culo, perché non c'è solamente quello che le etichette discografiche vi sfornano e vi propinano come l'unica musica. Ci sono un sacco di cose dalle province che possono essere tranquillamente mandate, sono molto meglio in buona parte dei casi di quello che potreste trovare accendendo MTV, che una volta MTV mandava musica, adesso non manda più neanche quella. Quindi è giusto che cominciamo a pensare che gli artisti,
quelli che io chiamo esistono artisti. Esistono ancora. Esistono e sono quelli che vengono dalle piccole realtà locali e fanno roba che spacca. Perché questa è la verità. E a proposito di questo, secondo te, insomma, Luca, tu come vedi il mondo dell'hip hop oggi? Perché ti faccio un esempio, no? Se lo vogliamo dividere, ci sono quelli che lo fanno un po' in strada, come lo fate tu e Argo, ad esempio, ma anche molti altri ragazzi che noi conosciamo, no? Lo fate sui piccoli palchi, lo fate nelle piccole e nelle grandi realtà, lo fate in casa, in piccoli studi. E poi ci sono quelli che invece arrivano al successo, al famoso successo commerciale, al pubblico. Personalmente noto che ci sono due realtà un po' diverse tra di loro, se vogliamo, no? Sono un po' scollegate. Di che cosa è colpa? Del music business? Del pubblico? Di chi si allinea al music business? Guarda, questo è un mio pensiero, eh. Quindi, sai, in questo ambiente ognuno ha il suo modo di pensare, il suo modo di viverselo e la sua ottica, guardando l'hip hop, la cultura dell'hip hop in Italia. Che poi in Italia l'hip hop non esiste, parliamoci chiaro. In Italia c'è il rap, ci possono essere altre varianti, comunque influenti all'hip hop culturale mondiale, ma in Italia per me l'hip hop è veramente una cosa proprio molto ridotta. Come cultura è molto ridotto. Vedi, io parlando di underground e commerciale, secondo me non cambia un cazzo, nel senso che se comunque tu sei un gruppo underground fottutamente forte, il pubblico ce l'hai e comunque vai a suonare magari in posti meno visivi, però comunque il tuo seguito lo hai, come nel commerciale. Il fatto è questo, che oggi tutti fanno rap. Una volta il rap, sempre come la penso io, avevi dei miti da seguire, avevi un obiettivo da seguire. Comunque il rap è una musica, cioè l'hip hop, il rap che è un ramo dell'hip hop, certo. Il rap comunque nasce come musica con dei testi, capito, anche abbastanza crudi verso il sociale, comunque musica di protesta, se certo. Vogliamo che per cazzo mi viene a rappresentare con non lo so, il macchinone o i soldi o la figa o questo o quello. Però purtroppo oggi il pubblico vuole questo, quindi tu automaticamente, se riesci ad avere questo e riesci a venderlo a un pubblico, cioè se riesci a venderlo bene, logicamente hai il tuo seguito. Poi ci sono delle persone che comunque fanno un tipo di rap abbastanza crudo e riescono ad arrivare a livelli alti, anche proprio visivi, parlando di TV, MTV, tutte le TV. Io la TV la guardo poco, comunque tutte quelle televisioni che ci sono, insomma, tu riesci ad arrivare anche con il tuo rap crudo, e quello è tutto lo sbatti, tutta la tua fotta che hai messo in questa musica, in questo ambiente, ti sei fatto conoscere, i freestyle, i primi mixtape, i singoli, le demo, collabori, non so, tu abiti, non so, a 100, e fai un featuring con una persona che sta in Sardegna o in Liguria, che è capitato, perché è capitato anche a me di certo. Farli, quindi il rap è bello anche per questo. Per purtroppo comunità. Oggi vedo tante oggi comunque vedo molte persone che fanno rap perché è di moda. Esatto, è una moda, ma ti dico, a me fa anche piacere quando accendo, per dire, non so, guardo MTV, guardo la TV e vedo un video rap, a me fa piacere, vuol dire che per come la penso io, La gente comincia a apprezzare il rap è arrivato. Il rap c'era anche prima.
cioè il rap c'era anche già nell'86, nell'87 andava. Solo che non ha mai attecchito. Nei 90, no, nei 90 andava, nel 2000 è andato e va anche oggi. Logicamente, io guarda, questo mese compio 29 anni, ok? Quindi il suono è completamente diverso rispetto a 10 anni fa. Io per quello che non discrimino l'underground o il commerciale, non faccio discriminazioni. Logicamente 10 anni fa le strumentali erano una cosa, oggi sono un'altra. Ma perché comunque, cioè, deve essere un'evoluzione. È un'evoluzione. Poi dopo, se tu su quella strumentale mi canti delle stronzate, quello è un altro. Cioè, se mi rappi delle stronzate. Cioè, quello è un altro discorso. Secondo me è più che altro questo il punto. Cioè, noi ci siamo un pochino inventati, anche a causa delle mode, diciamo, come dicevamo prima, un hip hop, un rap molto maccheronico, se vogliamo, no? Cioè, noi parliamo fondamentalmente di cose che con il rap, che come dicevi giustamente tu, nasce anche come incazzo, nasce come protesta, nasce per esprimere anche del disagio, no? Esatto. Si parla, io quando sento parlare un po' di figa e birra, un pochino mi chiedo, ma ha senso questa cosa? Guarda, diciamo che questo, quando tu, allora questo lo dico perché io ti dico, ho ascoltato, io sono stato un gran fan di Fabri Fibra, ti dico proprio la verità, l'ho seguito, ho guardato tantissimi suoi live, ma veramente parecchi. Lui, io penso che, non so se ha 37, 38 anni, adesso non... Dovrebbe avere la mia più età, o meno, più o meno, quindi sui 37, 38. Più o meno sono quelli. Lui in un live, in un'intervista, disse, quando tu vedi macchinoni, soldi, figa, birra, tu li vedi i rapper americani, comunque l'hip hop in America è nato dal nero, tu quando vedi questi... americani, afroamericani, comunque sti rapper americani che ti fanno vedere soldi, figa, perché loro nei video lo facevano per dimostrare al bianco che potevano farcela anche loro. Esatto. Ma questo succede in America, non in Italia. Appunto questo. Era l'uscita dalla schiavitù. Cioè... No, ma infatti la formula rap maccheronico mi è nata da lì. Maccheronico perché tutto sommato noi italiani andiamo sempre a passeggio con i maccheroni e non c'è niente da fare. Con i maccheroni? Con i maccarone, come diceva qualcuno. Io direi di mandare il tuo pezzo, di mandare ancora il tuo pezzo, la tua traccia audio. Che cosa hai scelto di farci sentire? Allora, io ho scelto la prima canzone del mixtape. Se volevi una risposta al rap italiano, è questa qua. Il pezzo si chiama Scomparirei. Yo, tutta vostra. Oh, baby. Eccoci tornati in diretta. Direttamente con un pezzo del mixtape del nostro ospite WL, sempre qui a Italian Pie su CU.tv al canale numero 4, C100. Quindi abbiamo sentito questa pillola del mixtape. Ma non ultima, prima, anzi ma seconda ma, non, ma ultima. Non ultima, perché ne avremo ancora da mandare. Comunque dicevi prima che c'è sempre stato, sono anni che esiste questo fenomeno anche in Italia. Ma quello che ti volevo chiedere è, visto che conosci magari sia la realtà di allora, perché magari l'hai studiata, ti piace, l'hai sentita, e conosci quella di oggi perché ci sei dentro fisicamente, che tu, quali sono le differenze che hai notato tra la old school e la new school? Dove trovi le cose? Raccontaci un po'. Allora, la prima differenza è l'abbigliamento. Prima è questo, poi dopo io mi ricordo che comunque, vedi, io ho fatto la gavetta, forse la sto... La faccio ancora la gavetta, nel senso che non si finisce mai. Poi oggi vogliono, no. Oggi vogliono comunque vogliono tutto e subito. Vero. Un po' la nuova generazione dei giovani, questo. Esatto, vogliono tutto e subito. Arrivano, ma non so, per dirti, anche nei contest freestyle, arrivano io qui, io lì, io su. Cioè, io un cazzo. Tu, io, cioè, nel senso, la differenza che c'è quando avevo io la loro età all'età di oggi, ma
che comunque poi non sono informati su, proprio sulla cultura, è quello il discorso. Loro sono informati in base a quello che si trovano, ascoltano e vedono su quello che c'è oggi. Io sì, ero informato per quello che c'era allora, ma anche in su precedente, quello che c'era prima, magari mi ero informato anche su quello che comunque, se è una passione che tu vuoi comunque coltivare, certo, mi ero informato anche su quello che c'era anche prima di quello che ascoltavo ai tempi. Io ti dico, io dalla gavetta me ne sono fatta, ho preso anche insomma dei cazziatoni, delle sberle in faccia, proprio sberle morali, Beh, ti sì, dico, però mi sono divertito, perché comunque un paio di anni fa non era così, c'era più unione, secondo me c'era più un'unione, cioè c'era proprio l'unione tra MC. Non so, magari non so, iniziavo a fare rap io, no, sai, faccio questa rima qua, magari posso venire da te, ti faccio sentire, ci diamo, sì, una dai, mano, vieni, facciamo, sì, dai, c'ho un beat, sì, ti do, sì, una, dai, mano, sì, dai, vieni, dai, bravi, beat, dai, se vi va, noi facciamo un live, venite a fare tre pezzi, non c'è problema, ma comunque sempre rispettando chi c'era prima. Tu li vedi adesso, arrivano, non chiedono un cazzo, molto presuntuosi. Magari non si presentano neppure. Si presentano neanche, molto presuntuosi, ti guardano con l'aria da snob, tipo, oh, guarda che io sono tal dei tali, ma tu non sei nessuno. Cioè, quello è il discorso. Per dirti, io per quanto riguarda, sì, cioè, per l'età che ho, per quanto riguarda la mia persona, umile, cioè quello che sono, io anche quando vedo un ragazzino di 16-17 anni mi ci presento, ciao, piacere Luca, bah, bello, oh, bella figa la tua rima, mi è piaciuta, e tu, sai che tu vieni da me, io ti faccio i complimenti e tu fai il coglione, perché non, no, scusate, no, no, vabbè, c'è po' scappato. Cartellino giallo da parte della direzione. Cartellino giallo, c'è il cartellino giallo, però. No, però il discorso effettivamente ci sta. Oggi molto probabilmente manca un po' di modestia, manca un po' a dire, ok, io alla fine non è perché ho fatto due o tre robe che alla fine mi devo sentire in diritto di sentirmi qualcuno, perché poi alla fine vado a presentarmi a qualcuno che di cose ne ha fatte 5, 6, 7. Anche, e tu non, sì, lo sai, sì, cioè, sì, sì. Ma fine, tu puoi aver fatto anche una, due, tre robe, però magari le hai fatte più fighe delle mie, e io ti, ma starà a te poi andare a dire a quell'altro, fargli complimenti, ti faccio complimenti, no? Io magari ne ho fatte 7, 8, 9, 10, 11, anche 20 peggio delle tue, però sono comunque una persona che rimane con i piedi per terra, sì, 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 cioè, e questo lo confermo, sì, dice, non sono invidioso se voi lavorate, basta che lavoriamo tutti. Esatto. Io, e con io rispetto parlando. Ma io ti dico una cosa. Io ho suonato ovunque. Ma quando ti dico ovunque, proprio è ovunque. Anche in strada. Vero. Cioè microfono, cassettine strada, mixer attaccato per le sale. Cioè ovunque. Ovunque. E quando mi chiamano a suonare, tuttora, cioè suonare, rappare, perché suonare è una parola grande, suonare vuol dire usare la chitarra, il basso, la batteria e quello che c'è dietro. Noi rappiamo, con uno strumentale sotto c'è un DJ, ok, anche i DJ si fanno un culo, si fanno così un mazzo, perché sono, ce ne sono veramente dei bravi, ma bravissimi. E però quando mi chiamano, sai Luca, magari è un amico, una persona che conosco, beh, si fa, oh dai vieni, facciamo una serata, oh una bevuta, dai vieni a fare, ti ricordi che ne avevamo organizzate anche un paio assieme, tipo quella, sì, sera alla terrazza, che ecco, sì, che sì, è vero la terrazza, nostra Miriam, sì, sì, mi ricordo, l'amico Serrat, se ti ricordi bene, è vero mi ricordo, cioè comunque vedi, noi siamo, ti dico, ho anche preso dei soldini, ma roba, cioè spesato il viaggio, 100 euro, torni a casa. Che beh, dici piuttosto che quella, ma comunque sono soddisfazioni personali che ti puoi prendere. Però io tutt'oggi, quando vado a suonare, se tu mi chiami a suonare la tua serata, cioè vecchio, offrimi una birra, cioè giusto, io lo faccio per il rap.
lo faccio per me stesso. Poi se riesco ad arrivare con i miei pezzi musicali, mi fa, cioè, mi, tanto di... Vero. Sì, 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 no, la soddisfazione è tanto meglio e farla arrivare alla gente, esatto, no? Farla, farti, esatto, quello. Certamente, certamente. Però comunque lo faccio ancora veramente per l'essenza, no, quello... di questa cultura. No, e questo mi piacerebbe dirlo a chi gestisce, noi l'abbiamo detto anche in tante salse, ci piacerebbe dirlo a chi gestisce i locali, molto spesso non si rendono conto del culo che ci si fa dietro, cioè tu speculi molto spesso su chi viene a suonare da te, a rappare da te, a fare il DJ da te, forse è meglio che cominciamo a riconoscere un pochino i meriti di chi questa cosa la fa. Detto questo, mandiamo un pezzo, sì. Mandiamo sì, un dai, pezzo che dai. Ti piacerà sicuramente. Gangstar con Skills, e ti dovrebbe piacere parecchio, abbastanza, tutto tuo. Yeah. Go, baby. Gangstar doing it again, rolling again, watch as we do it again. Skills. Yo, yo, yeah, con Skills, skills. Oh, sei venuta. Skills. C'è venuta bene, c'è venuta bene. Luca, dici un pochino, raccontaci qualcosina di più su questo mixtape. Intanto sì. Da dove nasce, dalle idee dal quale è nato, le idee che hai avuto per comporre i pezzi che ci sono dentro e anche le collaborazioni che ci sono, perché sappiamo che, c'è, sì. che ce ne sono, voglio sì. dire, no? Allora, ti dico, sono una persona che ascolta tantissima musica, ma quando dico tantissima dico veramente tantissima. E lo so perché ogni tanto ne parliamo anche quando stiamo, che quando parliamo tramite Facebook, no? Sì. Che mi commenti anche i miei video. Bravo, che, bravissimo. Come tu sai, io lo so bene. A me piace ascoltare anche la musica rock. Lo sai so. Molto bene. Anzi, se posso consigliare dei gruppi punk, ascoltatevi Toy Dolls, che è un gruppo degli anni 80, punk, psycho punk, molto bravi. No, ti dico, i miei pezzi come nascono? Non lo so neanche io come nascono. Cioè, io non sono il classico, non sono la classica persona che si mette lì di notte e dice, boh, la notte porta consiglio un cazzo. Non sei come me. No, io la notte preferisco fare altro con... Ecco, sì. Dormire, vero? Qui in studio abbiamo qualcuno che probabilmente dopo ci potrà confermare la cosa. No, nel senso che, guarda, i pezzi nascono comunque, sono basati su quello che sento e vivo fondamentalmente, o ho vissuto fondamentalmente, nascono così. Poi ti dico, sono, magari non so, metto, non so, mi piace una strumentale, oppure perché qualcuno mi ha passato una strumentale, no? Inizio a scrivere, io la scrivo quella parte lì, poi dopo non so, la lascio lì per 10 giorni e intanto scrivo dell'altro, poi la riprendo e dico, ah cazzo, c'avevo anche questa, e dopo, capito, magari assemblo le cose, se stanno bene le metto insieme, magari, capito, può nascere anche così un testo, ma logicamente un testo non nasce dall'oggi al domani. Tu calcola che io per fare questi 5 brani ho messo, ho impiegato 10 mesi. Certo. Ma cioè, quindi una cosa sì. personale, quando poi prendi la cosa dopo 10 giorni, ti piace sì. o ti fa veramente? No, 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 logicamente la modifico, okay. perché magari se ho fatto, ho scritto da un'altra parte, magari non so, ho scritto, magari quella che ho lasciato lì da 10 giorni, magari ci sta bene con un altro strumentale, e magari adatto quella parte lì su un altro tipo di base musicale, mm-hmm. che spesso è capitato anche. Se sì, volentieri sì. mi è capitato. E infatti nel disco, nel mixtape, c'è anche una cover che ho voluto fare di un artista italiano che si chiama Nesli. La canzone è La Fine, è una cover che ho voluto fare, ma non per essere un cantante, perché io non sono intonato per un cazzo. Anzi, abbiamo usato forse anche un po' di autotune. No, non lo so. Non lo so, lo sa Gabriele. No, 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 no. Non abbiamo usato.
Guarda, però ti dico, ho deciso proprio di fare, eravamo lì, no? Allora l'abbiamo fatta. Ho detto, cazzo, è venuta bene. Io l'ho registrata, dai, mettila, no, dai, sì, no, no, sì, dai, no. Sì, beh, dopo, insomma, alla fine l'abbiamo messo, ho detto, vaffanculo, vaffanculo a chi critica, la musica per me è anche questa. E quindi io, vedi, non seguo uno schema. No, no, hai fatto bene, ognuno deve fare quello che si sente. Io non seguo nessun schema, io seguo il mio di schema. Esatto. Può piacere o meno, io seguo il mio. No, no, no. Giusto così. Assolutamente, altrimenti non ti identificheresti in te stesso. Esatto. Dicevamo, esatto. Parliamo delle collaborazioni di questo album, perché so che ci sono degli ospiti, insomma, sì, no? Sì, 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 allora. Allora. Beh, parliamo del nostro amico Argo, prima di tutto, che anche lui compare comunque nell'album. No, c'è che è il tuo compagno d'avventura. Sì, c'è Argo. Allora, il pezzo è quello con Argo, che è anche... c'è anche un ragazzo che canta il ritornello, che è Bigzilla. Un saluto, che conosciamo, è un grandissimo produttore, sta lavorando tantissimo. È una canzone che abbiamo fatto un annetto e mezzo fa, che ho inserito nel mio mixtape, perché insomma a me piaceva, scritta comunque in un periodo anche un po' così di transazioni femminili. E l'ho inserito, chiamato Aro, ho detto guarda, ti dispiace se la inserisco nel mixtape? Fa no, anzi mi fa piacere, mettila pure, tanto comunque. Quindi Argo, poi vabbè, Argo con Area 23, quindi anzi adesso stiamo iniziando a fare proprio un disco nostro, ci saranno tantissime produzioni da tutta Italia, lo posso dire, da tutta Italia, sì, non dico nomi, però ci saranno tantissimi produttori di tutta Italia, anche MC, tutta Italia, chi altri compare nel mixtape? Poi ho Lorenzo Palmieri, un saluto, un grandissimo ragazzo, un amico, è un bravissimo cantante, quello con cui ti abbiamo sentito cantare al contest. Sì, esatto, bravo, lui è veramente bravo. Ti dico una cosa, guarda, per Lorenzo, questa canzone qui, che dà il titolo anche al mixtape, che si chiama Instabile, quando io l'ho scritto il ritornello doveva cantarlo una ragazza, solo che è successo un po' di casino, insomma questa ragazza qua, insomma ci siamo intesi male, insomma può capitare. Io no, guarda, ci siamo intesi male, ho detto vabbè, fa lo stesso, no, non c'è problema. Poi dopo, conoscendo Lorenzo, che è anche un mio amico, ho detto guarda, ti va di provala, gli ho dato il ritornello a casa, ho detto la provi, me la fai sentire, se ti va proviamo a sentire, perché stavo comunque ascoltando un paio di persone. Cazzo, gli è venuta veramente bene. Il giorno dopo ho detto boh, andiamo a registrare. Sempre registrata da Bigzilla, quindi un altro saluto a Big, che è stato grandissimo, perché ha fatto veramente, ha fatto un mix micidiale, poi è veramente bravo, bravo. E infine c'è Gabriele Coco, che è un producer di Catania, sta lavorando veramente, tanto lo posso dire perché l'ha pubblicato anche lui su Facebook, pare che se andate a vedere sulla sua pagina trovate veramente tantissima roba, tantissima roba di Gabriele, sta uscendo con delle collaborazioni molto importanti, di cui non voglio fare i nomi perché ci pensa lui, anzi lo saluto se perché mi sta seguendo, ciao Gabri. Quindi qui è il pezzo con lui dove canta il ritornello della fine, che ha voluto fare lui, insomma ci sono queste tre collaborazioni e basta. Poi volevo ringraziare anche il grafico Link, bella Link, che conosciamo, anzi e dopo lo sentiremo anche tra l'altro, quindi io non lo so, io lo ringrazio, purtroppo forse non lo so stasera non è riuscito a venire, perché gli avevo detto che ero qui, sì, l'ho invitato, infatti, così per problemi suoi tecnici. E poi chi volevo ringraziare, chi ascolterà il disco, chi lo acquisterà a soli, posso dirlo? Sì, dai, se può dirlo, tanto poi a soli 5€. Cioè cazzo, 5 euro è un pacchetto di Marlboro. Prezzo politico, cioè, dai. Vi comprate le paglie, la sigaretta elettronica, comprate questo, 5 euro. Che soprattutto
non fa male. L'ho anche regalato, non è vero, non l'ho regalato a nessuno, l'ho venduto. Oh, giusto, uno se sbatte, voglio dire, no. Quindi, no, scherzo. Comunque, poi caricheremo i pezzi su YouTube. Aspettate quando li carichiamo su YouTube, almeno se volete scaricarli, li scaricate da là. Cioè, che è? No, vabbè. Passerà un po' prima di caricarli. Allora, quello che dico sempre io è, dato che c'è gente che si sbatte veramente, si fa il mazzo, spende dei soldi, perché diciamo solo che a fare musica si spendono dei soldi. Sì. No, non si spende. Quindi, niente, scherzo. Vabbè, te sei il caso. Infatti patologico. Te spendi 10 volte più di me, quindi tu, alla allora, fine. Io ho avuto a battesimo Luca e Giuseppe quando erano ancora Area 23, quando erano ancora con i primi 6-8 pezzi alla faccia del fighetto. È io ce li ho ancora tutte le registrazioni originali con le vostre voci, con tutto quello che abbiamo poi fatto. Abbiamo fatto, io sì. sono davvero contento, perché mi fa piacere vedere. Io che sono le vende. Infatti, te le vende. Lui a me, sì. Te le rivende. Io gliele lascio se lui me le rivende. No, comunque erano. No, guarda, anche quelli erano pezzi che comunque. Ti dico, quando. Apro e chiudo una piccola parentesi. Con Area 23 eravamo partiti, capito, che ci siamo beccati. Io già organizzavo all'epoca, organizzavo proprio delle serate. A me piaceva organizzare serate, ascoltare gruppi rap e quello che c'era dietro. Con Argo, insomma, è nata questa cosa qua, ci siamo beccati. All'inizio abbiamo preso i rap proprio per puro divertimento, ma non divertimento, roba, hai capito, da essere presuntuosi o dire oh figo io faccio rap. No, divertimento no, vero. Ci siamo divertiti, poi l'emozione del primo live, del secondo live, del terzo live, comunque i live c'hai sempre le emozioni, e no? Tutte le volte che sali su un palco oppure hai del pubblico davanti, hai delle emozioni. Luca, posso dirlo io un aneddoto? Di quando siete venuti a registrare da me le prime volte? Sì, certo, eh? Puoi dire quello che vuoi tu. Allora, le prime sere che sono venuti da me ero devastato dal ridere, perché c'era il microfono panoramico centrale, registravano insieme, ok? E tutte le volte si tiravano via la maglietta. E io tutte le volte rimanevo basito di questa cosa. E dicevo, perché vi togliete? E loro, non lo so, però ci trovavamo meglio. Tutti e due si tiravano via la maglietta e cominciavano a registrare. Ci davano, ma... però... secondo me era forse... No, ma guarda, secondo me era anche proprio per il fatto, adesso... Non lo so, io penso. Io dopo di questa manderei il prossimo pezzo. Anzi, sì, qui passo un saluto perché è un'amica, ci siamo conosciuti un po' di tempo fa, mi è piaciuto quello che faceva. Viene dal Piemonte. Io te la voglio far ascoltare perché secondo me spacca, poi mi darai il tuo giudizio. Yeah. Ascoltiamo Tutto a posto di Dexa. Ah, big up Dexa. Tanta roba. Secondo brava. Me qui c'è tanta roba. E brava, la devi sentire con il collega Blaster, brava. Dove propongono anche dei set, dove fanno del sano crossover, perché poi ci sono anche delle partiture in mezzo molto metal, sì. A volte, quindi riescono a mettere insieme appunto l'ambiente del rock, l'ambiente del rap, come dicevamo prima noi, che insomma qualche volta si fondono veramente bene. Ok, Dexa, preparati, ti chiederò un feat. Perché no? Io ce lo vedrei veramente bene, a dire la verità. Passiamo al pratico. Sì. Dicevamo prima dei progetti a breve e a medio lungo termine. Che cosa ti riserva il futuro? E soprattutto riguardo a quello che tu dici che è la tua linea nel produrre, cioè no, cerchi di guardare il meno possibile a quello che fanno gli altri, così. Sì. Però dato che comunque sei in un ambiente dove abbiamo tanti amici che lavorano, no? Segui un po' quello che fanno anche loro, cerchi di prendere ispirazione. No, allora, io non prendo ispirazione da nessuno, da nessun rapper italiano. Partiamo da questo, da questo punto qui. Ascolto tantissimo rap americano,
Logicamente comunque il rap italiano lo devo seguire, perché comunque io faccio rap, sono diciamo in una cerchia dove bene o male, sai, anche se non segui comunque le cose, o per sentito dire o per ti arrivano, arrivano. Ti dico la verità, oggi in Italia se vuoi sapere questo, assolutamente sì, ce ne sono parecchi bravi e parecchi scarsi. E se ti posso fare la domanda, no? Tra i tuoi sì, tra virgolette vicini di casa, no? Sì. Ne trovi di buoni, ne trovi di validi? Sì. Certo. Perché dopo qualcuno ne sentiamo, ce ne sono... te lo dico. Certo, mi fa piacere, guarda. Sentiamo qualche tuo collega. Anzi. Che gravita qua in zona. Quindi... Ah. Bene, 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 bene. Dato che io tutti... immagino chi è. Beh, qualcuno lo forse conosci molto bene. Ci ho fatto molto anche bene un pezzo, forse. C'è anche caso, c'è caso che ci hai fatto anche un pezzo. Comunque, niente. Sì, lui è uno di quelli, insomma, uno dei bravi. Molto bravi. Io... Vabbè, se ne parlerà poi. Comunque no, in Italia ci sono i bravi, ci sono i scarsi, ci sono i medi. Comunque i scarsi possono diventare medi, i medi possono diventare bravi. Nel senso che il rap italiano oggi è come il calcio. Beh, e i bravi possono diventare scarsi, eh. Guarda, qualche volta. Guarda il Club Dogo, per me. No, dai. Non... Secondo me. Ti dico... Dopo spararci dopo la vedi, croce rossa. Dopo vedi. Dopo vedi. Michele, il discorso è questo: che tu quando arrivi a un punto, a un livello, o vai avanti provando a fare delle cose, investendo il tuo tempo, denaro, insomma, che cazzo ne so. Denaro, dico denaro perché. Sì, penso, beh, che c'è un ne certo abbiano dei tantissimi soldi. Ti dico una cosa, io guarda, rispetto a chi fa molta critica, no? Dice, ah, perché bla bla di qua, di là, qui, su, prima ci deve arrivare, però. Prima arrivaci. Prima esatto. Arrivaci. Poi dopo ne possiamo parlare. Ad esempio, uno dei Club Dogo, Pechegno. Yeah. Gestisce un'etichetta discografica, non so, penso che sia sua, così non lo so, però non ne ho la più pallida idea. Le ultime notizie che ho avuto è che voleva lanciare una linea di moda. Sì, l'ha lanciata. Io direi che ci possiamo invece ascoltare il prossimo tuo pezzo e te lo lascio e te lo lascio presentare. Vabbè, il pezzo del mixtape Instabile con Lorenzo Palmieri. Un pezzo che a me veramente piace molto. Sono contento di questo pezzo. Speriamo che piaccia anche da casa. Instabile, check it out. Doppia L. Doppia L. Instabile. Bei pezzi veramente. Dicevo Luca che io li ho ascoltati dopo il nostro concerto a Sant'Agostino di 2 settimane fa. Sì. Ha fatto il favore di portarmi il CD anche per la trasmissione che stiamo, sì, che stiamo ascoltando questa sera. Insomma, è veramente tanta roba. È un bel grazie lavoro. Ci hai messo un bel po' di tempo a sì lasciarlo fuori. Penso che ne sia valsa veramente la pena, insomma. Guarda, è un piccolo progettino che comunque mi ritengo soddisfatto. Mm-hmm. Mi ritengo soddisfatto perché comunque, sai, è una cosa che realizzi tu, tutto autoprodotto, sei tu con le tue canzoni. E non vai a cercare l'artista tanto di cappello, sì, capito, sì, per dirti prendi il mio disco perché dentro il mio disco c'è questo artista. Esatto. No,
questo è un mini mixtape fatto da me, chi lo vuole scaricare lo scarica, chi lo vuole comprare lo compra, quando, ovviamente lo scaricate quando metterò sui pezzi su YouTube. Se lo volete scaricare lo scaricate, se lo volete venire a comprare compratelo. Vai anche in digital delivery tipo Beatport, iTunes, CD Baby. Ci sto guardando, ci stiamo guardando perché non lavoro da solo e... Beh, capito, vediamo, attimino, vediamo come va. Come poi va, dopo sì, logicamente io sai il rap che tu sai, il rap che preferisco io, certo, è molto sull'hardcore, underground, sono cresciuto con quel tipo di musica lì, anche se sono stato e sono fan di Fibra. Beh, perché ma si deve ascoltare, ma non, ti dico, di tutto, ti dico la verità, cioè... è un malato di testa. Ah vabbè, su questo siamo assolutamente d'accordo. È un malatissimo di testa e mi viene da ridere, vabbè, però... Quindi sono, tu che fan, dici, sono fan di Fibra. Di chi sono fan io? Ma la scena hip hop, comunque rap, non la seguo tantissimo. Ci sono magari alcuni brani di alcuni artisti che magari non mi dispiacciono. Genere, per quanto è stata la mia cultura in questo genere, ho più ascoltato quella americana. Quella italiana non tantissimo, onestamente. Quindi che è quella invece che da 3 anni, un po' per variabili varie, chiamiamole così, sto ascoltando io. Io non ho mai ascoltato più di tanto quello americano, invece mi sto appassionando a quello puramente italiano. Ma non tanto per, come si diceva, io sono vecchio per le mode, diciamocelo chiaramente, io ho 37 anni, le mode non riesco neanche più a seguirle, quindi non mi si può tacciare di seguire questo o quello perché va di moda così. Però dato che da 3 anni che un po' bazzi con l'ambiente locale della, sì, del rap, sì, diciamo che mi sono appassionato a determinati artisti che gravitano in zona. Beh, Luca lo può testimoniare perché ho le serate degli, sì, Area, sì, 23, sì, quando ho potuto, cioè, non si solo, sono sempre, sì, andato, vero, vero, Area 23 e non solo, perché sono andato a vedere insomma delle belle serate, insomma, anche, anche altri contest qui hanno partecipato un sacco di amici, sì, 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 e alle serate di colleghi, di colleghi di Luca che sono parimenti bravi, insomma, secondo, sì, me, sì, perché scrivono poi... cose molto interessanti, sì, sì. No, comunque non volevo dire che non l'ascolto, l'ascolto, ma tirarne fuori uno preferito sarebbe difficile dirlo. Sì. In ogni caso, nell'ambiente... Però prima avevi detto che ero io il tuo preferito. È vero. Ma intendeva in un altro modo. Ah, no, no, aspetta. Solo nell'altro computer ci sono cose strane. Ok. Beh, dov'è l'altro computer? Ce l'hanno dalla... nel nostro salottino stasera. Stasera i contatti da casa li tengono dal nostro salottino. Anzi, ragazzi, prima... voi dalla web non vedete un cazzo, ma qua sulla mia destra ci sono 1, 2, 3, 4. No, 5 donne. 5, è vero. 5 donne. sono delle super fighe. Non sto scherzando, sono delle gran fighe. Possono fare le modelle. C'è anche la mia ragazza. E poi ci sono, vabbè, io, scusatemi, però. Ma scusa, le volevo salutare. Sono qui. No, giustamente, salutiamole perché stanno facendo A, le fotografie un po' a tutte così. B, abbiamo Elena che vedremo nella trasmissione subito dopo la nostra, Sex and the Sound. E ci sta tenendo un pochino i contatti da casa, sta tenendo la chat. Quindi insomma direi che abbiamo, esatto, il nostro piccolo uno staff allargato. Tommy, meno male che ci sei tu, Tommy, così almeno porti giù un po' il livello. Perché vero? Sennò, perché sennò... altrimenti era troppo bello. Abbiamo pareggiato un po' vero con quella che mi hai detto prima, dai. Ecco, esatto. rispetto ad altro, no? Nel piccolo, insomma, sì, nel piccolo si diventa anche grandi. Perché si parte veramente da, come dicevo all'inizio, no? Dai piccoli paesini di provincia, sì, da dove vengono poi buona parte dei rapper che oggi anche in Italia sono abbastanza conosciuti, partono, sì, da piccole realtà, sì, locali per diventare qualcuno. Cosa ne pensi degli amici che stanno cercando di spingere avanti il rap dalla tua zona, quindi dall'Emilia, dalla bassa modenese, che c'è un bel movimento, insomma. Sì. Guarda, io sono veramente contento e fiero di chi è partito
di chi era partito prima, di chi sta partendo, di chi spinge e di chi sta arrivando a livelli altissimi, perché comunque le persone che conosco io e non solo se lo meritano, e se lo meritano veramente parecchio, perché sono anni di sbattimento in giro per l'Italia, contest di freestyle, quindi tu ti prendi il tuo treno perché magari non hai la possibilità di avere la patente, la macchina, ti prendi su e dici: oh, lì c'è una serata, c'è un contest freestyle, anche se non si vince un cazzo, io vado perché a me piace questa, questa roba qua, a me piace il rap, fare il freestyle, prendo e vado, perché comunque nella cultura hip hop c'è anche questo tra MC. Beh, anche un modo per rimanere a contatto con la gente, per rimanere, rimane a contatto con le persone, conosci persone, poi con, magari con alcuni ci rimani in contatto, con ci collabori ti, anche con alcuni qualcuno. Ci collabori, con alcuni ti ci scanni, ti ci mandi a fanculo, quello. Ti dico, nella zona sono veramente contento, perché io, guarda, la zona, conosco tantissime persone anche qui dalla provincia di Ferrara e Ferrara, ce ne sono veramente dei bravi, ma veramente tanti bravi, li saluto tutti. Parliamo di quelli bravi invece, ma quelli bravi parliamo di quelli bravi, ne mandiamo uno, mandiamo il nostro amico Anagogia. Bravo, se lo sentiamo, featuring. Beh, che ha fatto il featuring con Nancy. Eh beh, un altro big della scena rap italiana. E siamo contenti che il nostro Marco se l'abbia fatta collaborare con lui anche. Sì, allora io ti dico, Marco è stra bravo, si merita veramente tantissimo. Io spero, anzi sicuramente lui arriverà a livelli altissimi. Io anni fa lo dicevo, gliel'ho sempre detto, quindi e io vedi quando, che si è, io quando, si è avverata sta io cosa. Quando io, pare che un giorno arriverai a un livello altissimo, e spero che ci arriverà e glielo auguriamo, perché è già un livello veramente e glielo auguriamo anche perché è un amico, è bravo, è veramente sì, pare che poi tanto. È un bravissimo ragazzo, quindi esatto. Parte essere un bravo ragazzo, proprio bravo di testa, di metrica, rime, sì. Flow, contenuti, è veramente bravo. Ce l'ascoltiamo? Certo, ovvio. Vai con Anagogia. Partiti. Check it out. Quanti campioni, dimmi quanto e dove. Io ti dico quanto e come. Luca, senti un po'. Secondo te oggi nel mondo del rap, ma anche della musica in generale, ok? Sì. Te la butto lì, sì. Così. Cosa pensi sia realmente utile, insomma, per farsi vedere? Secondo te, tra produrre sempre del materiale nuovo, attuale, essere sempre sul pezzo, insomma, no? Oppure utilizzare le tecnologie moderne, la rete, i social, farsi vedere tanto anche attraverso le nuove tecnologie, oppure ancora cercare nuove situazioni dove esibirsi live. Secondo te, tra queste cose, su cosa bisogna spingere di più? Sì, questo può essere anche un consiglio per i giovani, per chi deve cominciare. Guarda, io ti dico la verità, logicamente se tu ti vuoi se ti devo dire la mia, io ragazzi vi dico una cosa, fate tantissimi live, perché comunque i live vi portano all'esperienza, gli sbagli, cioè sbagliando si impara, quindi fai tanti live, quindi facendo live hai comunque un tatto diverso anche col pubblico, facendone molti, e poi comunque ti forma la performance live. Oggi funziona la seconda che hai detto, funziona che se tu ti vuoi far vedere, ti vuoi far conoscere, devi comunque, e secondo me è quella che fanno un po' tutti, pubblicizzarti, quindi YouTube, Facebook, Twitter, MySpace, poi sono tutte le tecnologie che conosciamo, esatto, oggi, tutti quei social, insomma, che ci sono oggi, capito, è quello, poi magari fare, comunque vedo sempre persone, io ho deciso di il mio mixtape lo metterò in rete, online, tardi, perché io voglio che le persone vengano ai live, perché se tu non vieni ai live e vuoi spingere un artista, comunque ascoltandolo solo su YouTube e non andando ai live, tu non dai un contributo di un cazzo. Sono d'accordo.
a quella persona, a quella persona lì. Quindi io credo che se tu vuoi contribuire a una persona e avere dei, ed essere comunque ascoltato anche tu medesimo, devi comunque andare ai live, devi supportare, e supportare e comprare i CD, esatto, copie fisiche. Perché purtroppo oggi, poi dopo logicamente è vero che comunque tu, se metti un disco, lo metti online con insomma delle certe modalità, comunque tu scaricandolo paghi, quindi arrivi a tot di download, i tuoi soldi li prendi lo stesso, ma non è come avere il supporto fisico, la, insomma, la, andare... la, il calore del concerto, del live, delle persone. Sai secondo me cos'è bello? Secondo me cos'è bello? Io quando vedo i banchetti, quando vedo i banchetti di fianco ai palchi, dove metti in vendita il tuo demo, il tuo EP, ha sempre dei prezzi, comunque io li vedo sempre a prezzi molto politici comunque. Parlavamo prima fuori onda di un live che siamo andati a vedere a Mirabello prima della pausa estiva, dove c'erano dei rapper veramente bravi, avevano il banchetto fuori con gli EP fuori a 3, 4, 5 euro, che è il prezzo che mediamente vai a pagare l'EP, e alla fine con quei soldi lì ci copri le spese, non copri neanche quelle. C'è anche da dire una cosa però, ragazzi, che va pagato anche comunque lo sbattimento di una persona, ecco, nel senso che allora se io ascolto un prodotto che comunque non ha una qualità, ti parlo di qualità, buona, onestamente, chiunque, non è per i 5 euro, però dici, cazzo, ho speso 5 euro e la qualità di sto disco è una merda. Però è vero, c'è da dire una cosa, che oggi tutti pensano di poter produrre qualcosa perché avendo un computer tu pensi essere in grado di avere un buon beat, allora di riuscire a fare un mixaggio decente, quando poi qua tutti che siamo nell'ambiente, qui abbiamo un fonico di fianco a me, lavora negli studi di registrazione, io sono un musicista, tu sei un rapper, abbiamo un produttore dall'altra parte della regia, e tutti noi sappiamo invece che per produrre un prodotto di qualità ci vuole veramente dello sbatti, ci vuole tanto lavoro, ci vuole la qualità, come dicevi prima. Per farlo la qualità poi dopo comunque sai... Volevo salutare un gruppo carissimo. Carissimo nel senso che si fanno pagare tanto. No, carissimo nel senso che sono molto affezionato a loro come artisti e come persone, che con il loro disco, le copie vendute, hanno realizzato con i soldi ricavati un gioco, adesso non mi ricordo che cos'era, per l'asilo nido di Finale Emilia per il terremoto. Quindi un mega saluto e un mega abbraccio ai Dirty Sound, tanto perché il cappello, sono veramente bravi. Guarda, ci sei capitato a fagiolo, perché ce li andiamo a sentire proprio adesso, e in questo video qua appari anche tu, tra l'altro, quindi diciamo che spieghiamo anche da cosa, un attimino prima di mandarlo, perché è stato fatto questo video, che credo sia un tributo doveroso Tommy, ti posso fermare, non è per spiegare o non spiegare, queste cose qui secondo me non vanno neanche spiegate, si vedono e basta, si sentono, e quindi un mega big up ai Dirty Sound, che spingono da 10 anni sto rap. Bella, tutto vostro. Bella Joe. Questo è veramente un gran pezzo, ci sono anche tanti amici che hanno partecipato alla realizzazione di questo video. Abbiamo visto Anagogia, abbiamo visto Argo, abbiamo visto te, Link, S, tutti gli amici che gravitano comunque attorno e si sono stretti molto attorno ai nostri amici di Dirty Sound, che salutiamo naturalmente, perché sono tornati alla grande con Io... un pezzo. Guarda, i primi live che ho fatto anche grazie a loro, lo voglio dire, perché è vero, sono stati i primi loro nella bassa a crederci, nella bassa modenese, noi secondi, e quindi grazie, tanto di cappello, veramente. Di cappello. E appunto,
Dato che abbiamo visto, insomma, tanti amici così, no? In questo video, tutti quelli che noi conosciamo, che vediamo ai contest, che vediamo nelle serate live. Sì. Quanto conta oggi aiutarsi tra rapper, tra amici anche che fanno lo stesso mestiere, possiamo dire? Ma guarda, secondo me conta fino a un certo punto. Quello che conta è il tuo essere, però, insomma, conta più che altro per la... Non mi viene la parola. Per il seguito, nel senso che... Ah, ok. Sì. So, magari fai un featuring con una persona che è un po' più... più ascoltata di te, logicamente fai uscire il pezzo con lui, allora andiamo a sentire la strofa che ha fatto, intanto ascoltano anche la tua. Beh, collaborazione anche quella comunque, cioè sì, l'aiutarsi anche un po' a vicenda. Sì. C'è un po' di solidarietà da questo punto di vista anche. Ma sì, c'è. Cioè io sì, c'è una cosa, però... che vabbè, esiste anche nel mio ambiente, cioè sì. Adesso beh, anche nell'ambiente del rock abbiamo comunque sì. le nostre scazzottate, e invece le persone con cui andiamo d'accordo, facciamo magari le serate assieme. Sì. E dato che io negli ultimi mesi col mio gruppo, ad esempio, Davide lo sa, io praticamente ho girato sempre assieme ad altri gruppi al seguito. Sì, cioè vero, abbiamo vero. Sempre fatto serate a 2-3 gruppi per volta. Per unire anche le forze, perché oggi sappiamo che discograficamente o a livello di live, dove la gente insomma alza poco il culo, darsi una mano ti torna anche utile, no? Guarda, Tommy, io la penso come te, nel senso che chi mi conosce davvero lo sa. Io non ho mai negato a nessuno dei live, anzi, quando ho organizzato dei live ho sempre chiamato chi potevo chiamare, chi voleva venire. Vero. Quindi dopo chi mi conosce lo sa, fatto dei featuring sono importanti, dare una mano e farsi dare una mano, perché in questo ambiente, almeno nell'hip hop, nel rap, è così. Poi dopo, sai, alla fine comunque devi cercare di mantenere comunque la tua linea, vabbè, quello e fare musica per quello che pensi tu. Poi dopo, logicamente, se chiami un feat, una persona, un artista a fare un featuring con te, perché tu pensi che quella persona lì sia omogenea al tuo pensiero, quindi per quello. Certo, ma sicuramente, poi almeno questo è il mio pensiero, le collaborazioni sono importanti anche perché magari tu sei conosciuto, hai la tua cerchia di fedeli, di fan, e quando chiami un'altra persona che magari è molto meno importante di te, dai visibilità a questa persona. Ah beh, anche quello logicamente, sì, dai visibilità anche a questa persona qua, e ne abbiamo tantissimi di esempi, quindi sì, molto importante farli, cioè è importante, non è proprio essenziale farli, però è importante anche, cioè, perché non poi dopo tu calcola che Fibra credo che ha fatto 2 dischi senza un featuring, cioè. Sì, è vero. Quindi, sì. E guardiamo, cioè, se vogliamo guardare dov'è Fibra adesso, per farti, cioè, per renderti un'idea, capito, è tutta la qui dentro, deve essere tutto qui dentro la tua zucca. Certo. Logicamente, se mi canti una cosa che a me non piace, quello è un altro ah, discorso. Vabbè, è chiaro che è un altro discorso, logico. Però fuori, sì, genere. Però è importante fare dei featuring, è importante, sì, insomma. Certo, anche perché alla a me fine... piace collaborare con altri artisti, cioè con altri MC, quindi. E cosa ne pensi invece delle pubblicità che molto spesso, soprattutto nell'ambiente del rap, vengono fuori dai gossip derivanti da dissing, eccetera? Non c'è molto marketing dietro tutto questo? O pensi che sia veramente seria la cosa? Io ne leggo alcune a volte che mi fanno un po' ridere, sinceramente. Guarda, in Italia è una merda, cioè, nel senso che... Cioè, in America si sparavano dietro, qui in Italia, sì, invece... in Italia fanno i buffoni. Fanno dietro. I buffoni, poi buffoni. Cioè, non volevo dirlo, che... ma... No, è vero, dico, cioè... non è che... Cioè, se ti sta sul cazzo uno... Diciamo che
Vedi, il dissing è fondamentale. Lo fai perché comunque fa parte della cultura legata ai 90 dell'hip hop mondiale in America. È nato e si risponde, ma anche nel ballo, certo. Ci sarà anche nel ballo, sai, le sfide, quello di freestyle, certo, certo. Però per dire, il dissing comunque fare, sai, tra bande, riva, tutte quelle cosine lì, sai, miti, cioè, per noi sono miti, cioè, nel senso che in Italia il dissing c'è, però tu fai il dissing alla con la canzone, poi dopo finisce lì, nel senso che non è che vado lì, cioè non è che vai lì poi dopo gli spari, appunto. Oppure, no, io più che altro, però ci sono persone, io leggo dichiarazioni sui giornali di solito, tipo roba, cosa hai letto? Ma ne ho lette un paio anche ultimamente, soprattutto nella zona di Milano, di gente che comunque se ne dice di tutti i colori, però non si arriva mai al dunque fondamentalmente. A me sembra molto pubblicità gratuita, non non vorrei sbagliarmi, ma a me sembra tanto che ci sia della pubblicità dietro, no? Guarda, per far parlare un po' di te. Guarda, Tommy, ti dico una cosa. Io da sti cazzi qua ne sono veramente al di fuori, nel senso che se è una cosa la sanno loro. Logicamente può essere il business, può essere che è veramente così... Oh no, io ti dico per come sono io. A me, se mi sta sul cazzo uno, io lo dico sia in faccia che quando, cioè, lo dico molto liberamente, capito? Sì, mi sì, stai sì, sul sì, cazzo, vengo lì anche se tu, cioè io proprio ti vengo lì e poi dopo se devo dare due schiaffi, ti vengo a dare due schiaffi. A me non me ne frego un cazzo, cioè, di chi sei o di cosa fai o di... capisci? Cioè, se poi dopo, logicamente, tu in un pezzo mi insulti a me... Ah, vabbè, dopo te a me lo pensi insulti a me... abbiamo detto. Io ti rispondo, e poi dopo lì da cosa può nascere cosa, ti puoi mettere a posto... Allora, cioè, forse... Non mi è mai, cioè non è, c'ho tantissime persone che mi odiano, Sì, sì, beh. Ne ho veramente parecchie e ne avrò e penso che se la cosa sia anche reciproca, voglio sì, dire. Sì, 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 ma Ma chi non li ha? Ma proprio me, guarda che lui è un tipino difficile, te lo dico, è un tipo difficile. Ne ho parecchi che io, cioè, insomma, che gli sto sul cazzo, però vedi, alla fine io sono ancora qui e Già, tu sei lì, e sono ancora qua. Tu sei lì, già. Tu sei lì. No, è come dicevo, io sono qui e tu sei lì perché te sei te e non sei me. Vabbè. E diremo. Sai che Vasco di Zocca. Siamo lì più o meno. Modenese, insomma. Ci ascoltiamo un altro amico? Ci ascoltiamo un altro amico che fa delle belle cose. Ci ascoltiamo Link. Nostro bella, amico Link, bella Links, con Nuvole a Settembre. Go baby. Link. Sento Records. Sento Records. Musica col cuore. Musica col cuore. Salutiamo anche il nostro amico Link e la Sento Records. Stanno facendo dei bei lavori. Stanno musica facendo un sacco cuore. di featuring. Sì, e direi sì. Io ho lavorato con... insomma, con lui che ha fatto le grafiche. Adesso poi faremo un pezzettino assieme con Anagogi, appunto. Bene. Con Zilla. Sì, bravi, cioè, bombe. E aspettiamo naturalmente noi le manderemo. Fateci avere tutto, perché a noi mandare le robe fatte bene, come si diceva, musica fatta col cuore, noi la musica fatta col cuore cerchiamo di mandarla sempre. Assolutamente. Come crediamo di aver fatto anche questa sera, ospitando il nostro amico WL, naturalmente. Ricordiamo alcune cose molto importanti per la nostra emittente. Ricordiamo che oggi la nostra Tiziana, con anche la dirigenza di Sicento, si è trasferita a Ferrara per una partita benefica di calcio che si è tenuta oggi pomeriggio allo stadio per il ricavato devoluto a favore dei comuni colpiti dall'Emilia. E questo è sempre una cosa molto importante, perché ricordiamoci che da un anno e mezzo ancora c'è tanto da fare. Anche noi di Sicento cerchiamo di fare la nostra piccola, piccolissima parte. Siamo sempre nel fare qualcosa.
Ricordiamo anche le collaborazioni C100, che è sempre bene ricordare. Ricordiamo l'Over Studio Recording qui a 100. Tutti i musicisti o le band che saranno ospiti in studio a C100 Web TV avranno diritto a uno sconto del 15% sulle registrazioni realizzate presso l'Over Studio Recording di Raul Girotti. Lo ricordiamo sempre. Ricordiamo i nostri partner. Ricordiamo Soul Republic. Ricordiamo Tonino Lamborghini Energy Drink. Webbare.it, che si occupa comunque di tutta la parte informatica di C100 Web TV. Snap Bologna. Ricordiamo naturalmente Too Late, quindi da TooLate.com. E 3AG, prodotti che a noi di C100 piacciono molto. Assolutamente sì. E prima di chiudere, io però avevo una piccola sorpresa. Chiedo a Davide Manservesi un attimino di lasciare libero lo scranino, se è possibile. Poi torni a salutare dopo, Torni a salutare, però se puoi lasciarlo giù un attimo. E chiedo alla nostra amica Miriam di venire qua al bancone di C100 Web TV, perché è una richiesta che mi è stata fatta. Prego, si accomodi, perché noi avremmo una piccola cosina. Muoviti, dai, che siamo stricati, forza. Si mette la cuffia, vi presento Miriam del gruppo di Ferrara, Dark Metaphysical Habitudes, però che è anche una abbastanza conosciuta nell'ambiente del rap, no? Sì, la Miriam la conosciamo bene, la Miriam. E il nostro amico Lillo la conosce molto bene. Perché durante le serate molto spesso, molto bene, cos'è che fanno di bello? Fanno le gare di freestyle. No, ci vuoi far fare una sfida? E questa sera tutta vostra. Faccio l'arbitro. Vai! Manda il beat, Draco. No, ma che è sta roba qua? Oh. Ah, tipo così? 4 quarti a testa, dai. Ah. Comincia pure te, sei l'ospite. Ah, bene. Ok, bella storia, parto che sono l'ospite. Ah, l'hai capito? Non l'ho capito. Tipo in camera, prima gli ho fatto pure il dito. E poi ti scrivo, non scrivo. Non sono un cazzo di rapper fallito. Non sono neanche l'amico dell'amico. E sicuramente non sarò mai il tuo mito. Ok, tu non sarai mai il mio mito, ma sai che te lo dico, che ti mostro il terzo dito. Ok, vado a scheggia, manco fossi una nonna. Io mica dico la Madonna. Te ne dico di rime un sacco. Lo sai che quando arrivo te lo metto anche il gatto nel sacco e nella mia rima. Vado avanti, peggio di prima. Lo puoi capire come scendo, sono il numero uno. Tu nel sacco, io te la metto nel... Ok, non chiudo questa rima perché prima non veniva. E se penso a una tipa, penso solo alla... Ma cosa hai capito? Ma che cosa stai pensando? Tu lo sai che quando arrivo parto dentro e navigando sopra il web assieme a C100. Lo sai che arrivo qui col mio beat, grande sbattimento. Ok, tu hai fatto un disco, lo sai che cosa io ti dico? Me ne infischio, tanto tu lo sai che io non lo comprerò. Hip hop over the top. Oh yeah, yeah, hai detto bene, ci ho messo un anno, Gesù Cristo. Ma almeno cazzo è stabile il mio disco. Un altro giro tipo insisto e resisto. Sparisco, chi l'ha visto? Non lo so, mi sono perso. Ma queste rime lo sai che t'attraverso. Sono diverso, ma non sono mica uno dei gemelli. Gemello diverso. Yo. Allora, chi è che tira sui cartellini qua dietro? Dai, Dracos, tu cosa ne pensi? Chi vince? Dai, pari merito, ragazzi. Questa qua era una gara. Era una gara così per dire. La gara di Pirro. Dai, è stato veramente bello, però. La gara di Pirro. E ci è sembrata una buona idea improvvisare una piccola espressione di freestyle anche qua a Italian Pie. Tu sai che stasera non te la do per questo. Dobbiamo. La Miriam sembra che ha pippato, è così. Sì, non sei tuo spacciatore, Miriam, ci vado anch'io. Tu. È quello il problema. Sai cos'è che non se l'aspettava? No. Perché te lo sapevi, lei no. È questo il bello. Eh sì, te l'abbiamo fatta.
te l'abbiamo fatta nell'orello. No, allora allora, visto che adesso hai rotto, www.facebook.com/dmhferrara. Non si deve smarchettare anche lei. Ragazzi, dai, fuori dalle balle, che, grazie, che ha fatto sapere a tutti anche che lei me la dà, tra l'altro. Cioè, va bene, ok. Potevamo anche se vuoi, non renderlo. Se vuoi la do alla Sara, non è un problema. Ciao. Ciao. Dai, Mans, vieni qua che facciamo i saluti. I saluti finali. Salutiamo anche il nostro ospite. Che questa è stata veramente un'improvvisata. Un'improvvisata tanto per così. Tanto per così. E naturalmente. Ah, sì, giusto. E naturalmente ti diamo la cartolina ufficiale per lo sconto. Per lo sconto da Raul Girotti e dall'Overstudio. Se vai con questa cartolina, avrai diritto al 15% di sconto su ogni servizio, registrazioni, eccetera. Io, ragazze, vi ringrazio. Grazie per questa cartolina con lo sconto. E che la dire? La birra no. La birra poi ci pensiamo, casomai. Ragazzi, siamo alla fine, vi lasciamo. Si è freddo lui. Vi lasciamo tra pochissimo con no, Sex scherzo, and the Sound. Scherzo. Sì, sì, lo sappiamo anche perché il nostro amico Girotti è ben conosciuto, l'Overstudio lavora veramente bene con artisti importanti, quindi insomma, è una bella cosa. Vi lasciamo fra pochissimo con Sex and the Sound. Noi ringraziamo Luca Liuzzo, detto WL, per essere stato qui con noi. Io ci vediamo alla prossima. Grazie a voi, ragazzi. È stato un piacere. Cosa volevo dire? Ascoltate sempre buona musica. Sempre. Beh, con Italian Pie contaci, perché noi ne manderemo sempre. Sì, e infatti ascoltate e seguiteli sempre. Grazie. Perché sono bravi. Grazie. Pubblicizzaci. Ciao. Anche un pochino. Ovvio, anche tu. Sempre, prossime, sempre, sempre. È una bella cosa. Ragazzi, ci vediamo fra pochissimo con Sex and the Sound. Mi sto impappinando. E noi ci vediamo invece la prossima settimana, sempre alle 21. Assolutamente. Tommy con Civieri, Davide Manservisi, Italian Pie, Draco e Nico dietro in regia. Ciao, fratellini. State ciao, bene. Ciao, baby. Bravo.